L'anteprima del nostro telegiornale, questa sera ampio spazio dedicato al maltempo che ha colpito l'isola d'Ischia nell'ultimo fine settimana, poi il caso di cronaca della donna che è mancata durante il trasporto in idroambulanza verso la terraferma, poi la commemorazione odierna della strage del Rapido 904 e la pagina sportiva con la nuova data per Marcianise Real Forio e Enrichiello che lascia il Barano per approdare all'Acquameno. Di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Da noi l'estate dura tutto l'anno. L'Hotel Solemar è aperto fino al 7 gennaio per farti scoprire un'isola come non l'hai mai vista. Anche d'inverno, Ischia sa avvolgerti in caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar ti accoglie in un ambiente bello ed elegante, affacciato sul mare, immerso nelle tradizioni locali. Lasciati coccolare nel nostro centro benessere. Scopri i sapori esclusivi della cucina del nostro ristorante. E poi tante serate con musica dal vivo. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Dove l'inverno è più caldo, sarà la tua vacanza più bella. Il Natale va festeggiato alla grande. Scegli le grandi offerte della ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati. Da noi grandi qualità a prezzi super convenienti. Prosciutto crudo di Parma disossato, Gualerzi Galbani a 11,90 €. Gira e gratta, grana padano 250 grammi a 4,70 €. Salmone fresco affumicato norvegese Lenef, 300 grammi a 7,60 €. Maionese monoporzione senza glutine 200 pezzi Calvé a 9,30 €. Olio d'oliva Anfora Monini, un litro, a 3,65 €. Patate Fry and Dip Kombucha McCain, 2,5 kg, a 5,30 €. Crocche Grande 100 grammi, Rispo, 2,5 kg, a 8,40 €. Speedy Pollo 134 pezzi, Sadia, 2 kg, 14,40 €. Snack dolci senza glutine, San Giorgio, 6 muffin e 5 brownie, a 7,30 €. Per un Natale più buono, ditta La Raspata. Chiamaci allo 081 90 27 56. Visita il nostro sito per conoscere le nostre proposte. La Raspata, specialisti del buono. Trattati da re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacquameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccata. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare.
Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia la crea la ditta La Raspata. Pandor Croc cioccolato bianco con crema fior di latte e gianduia. Tronchetto natalizio con crema al biscotto e caramello. Pandoro farcito con crema chantilly. Pandoro farcito al cioccolato. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, La Raspata. Gli uomini del freddo sempre al tuo fianco. Sanità, donna muore durante il trasporto in idroambulanza. La donna 60 anni circa è mancata quando la motovedetta della Guardia Costiera si trovava all'altezza di Capo Miseno. Maltempo, la conta dei danni in giro per l'isola. Da Ischia Ponte fino a Forio, passando per Casamicciola e l'Acquameno, l'isola prova a tornare alla normalità. Rapido 904, ancora alla ricerca della verità. A dichiararlo è il sindaco De Magistris a margine della cerimonia di commemorazione a Napoli della tremenda strage. Calcio, il Real Forio torna in campo il 28 dicembre. Ufficializzate da parte del comitato le gare dei recuperi di campionato di eccellenza. Mercato, Enrichiello lascia il Barano e si accasa all'Acquameno dopo il TG speciale maltempo all'Isola 7. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il telegiornale. Una donna di 60 anni circa è morta nella notte tra giovedì e venerdì durante il soccorso in idroambulanza tra l'isola d'Ischia e la terraferma. La paziente era in attesa di essere trasportata a Napoli con l'elisoccorso, ma per alcuni problemi insorti si è preferito il trasporto via mare. Il collegamento è stato garantito dalla Guardia Costiera, che sicuramente non risponde dell'aspetto sanitario, garantito invece da medici e paramedici dell'ospedale Rizzoli. Purtroppo la donna è morta durante la navigazione e, per la precisione, quando il natante si trovava all'altezza di Capo Miseno, nell'area flegrea. Appena confermato il decesso, dopo che i medici avevano effettuato tutte le operazioni previste per cercare di ripristinare le condizioni vitali, è stato deciso il rientro sull'isola d'Ischia per riportare la donna senza vita alla sala mortuaria dell'ospedale Rizzoli. Il caso è l'ennesimo che fa emergere le gravi problematiche che bisogna affrontare e risolvere sull'isola d'Ischia e nelle altre isole del Golfo. E in merito al caso della paziente di Ischia deceduta nel corso del suo trasferimento mediante idroambulanze diretta alla cardiochirurgia dell'ospedale di Caserta, l'ASL Napoli 2 Nord evidenzia che alla paziente era stata diagnosticata tempestivamente una severa dissezione dell'aorta, una patologia estremamente grave che risulta mortale in oltre il 95% dei pazienti. E sempre nella stessa nota, l'ASL Napoli 2 illustra gli interventi effettuati durante il burrascoso fine settimana che ha interessato il Golfo di Napoli. SC, il 44enne colpito da infarto nella giornata di sabato 21 dicembre ad Ischia, trasferito poi in eliambulanza all'ospedale di Pozzuoli, sta bene e ringrazia i medici e tutto il personale sanitario. Il paziente era stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Rizzoli alle 11.56 nel pieno della bufera che ha colpito il Golfo di Napoli. Già in ambulanza il medico aveva diagnosticato un infarto ed aveva preallertato i colleghi del Rizzoli. Dice Gerolamo Sibilio, direttore del Dipartimento di Cardiologia e Medicina dell'ASL Napoli 2 Nord: questo è un classico episodio che evidenzia come funziona la rete per il trattamento per l'infarto acuto nel miocardio. I colleghi cardiologi in servizio ad Ischia hanno fatto la diagnosi, avviato il trasferimento mediante eliambulanza e allo stesso tempo hanno trattato immediatamente il paziente farmacologicamente. Tale protocollo, utilizzato anche sulla terraferma, rappresenta la migliore terapia possibile. La non tempestività nel trasferimento del paziente non ha rappresentato un problema, dato che era stato avviato il trattamento mediante trombolisi.
E dopo i fatti dei giorni scorsi che riguardano la morte di una cinquantenne di Anacapri, il presidente Sergio Gargiulo nella foto accusa: non si può morire perché l'eliambulanza non è autorizzata a decollare da Ponte Cagnano dopo le 17 o perché le idroambulanze non sono funzionanti. Se ci sono soldi per grandi eventi e feste paesane, trovateli anche per risolvere i problemi delle isole. Sull'emergenza sanità sull'isola di Ischia e le isole del Golfo interviene il consigliere di minoranza del comune di Ischia, Giustina Mattera, che chiede rispetto per l'isola di Ischia. Ecco il suo intervento in merito. Se in caso di condizioni meteo avverse non parte l'idroambulanza, se l'elicottero del 118 non si alza in volo, vi è una sola ulteriore soluzione, l'elicottero militare. Ma perché c'è un male? L'elicottero militare non è dotato di personale medico, quindi i medici, paramedici ospedalieri devono imbarcarsi sull'elicottero lasciando scoperto il loro posto di lavoro. E come se non bastasse, una volta arrivati all'ospedale in terraferma, il paziente viene lasciato in ospedale ed il personale medico viene abbandonato per strada in tuta da lavoro a doversi arrangiare per rientrare ad Ischia. Non solo, in tutto questo le procedure di mobilitazione dell'elicottero militare hanno tempistiche che ieri hanno comportato l'attesa di circa 4 ore prima di poter attivare un trasferimento urgente. E veniamo alla lunga pagina dedicata al maltempo. Stamattina è tornata la normalità sul tratto di strada provinciale più vicino al porto di Casamicciola Terme. I tanti detriti finiti in strada, come anche la sabbia portata dai marosi, sono stati rimossi non senza fatica, liberando la sede stradale e permettendo di nuovo la circolazione delle automobili che ieri era stata deviata attraverso la viabilità interna della cittadina termale. Sul posto era giunto ieri pomeriggio, nel pieno della bufera, anche il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, che ha ascoltato le rimostranze degli operatori balneari che hanno subito danni sul posto. Sentiamo. Effettivamente stiamo purtroppo piangendoci ancora delle cose che effettivamente il mare sta facendo un disastro. Non ho parole, al lato Bagnitiello pure abbiamo avuto dei incendi danni, sono stato lì, effettivamente la situazione è veramente catastrofica, la situazione a Medeo è soprattutto i grossi danni per gli stabilimenti, Luongo, Gino. Sì, dal Bagnitiello a Gino, a Bagnoluongo, all'eliporto, la situazione è veramente ingente. Cioè, questo è sempre un solito discorso. Giustamente prima i balneari si lamentavano dicendo che le scogliere lì soffolte servono a ben poco in questi casi. Questo è un'analisi che dobbiamo fare. Meno male che vedo qua che l'anno scorso facemmo quel intervento con la regione per proteggere il porto, altrimenti effettivamente lì. E sempre a causa del maltempo di ieri è stato chiuso il porto di Casamicciola, lo ha annunciato il comandante del Circomare Andrea Meloni. Inagibili i locali delle biglietterie e della Guardia Costiera, invasi dall'acqua di mare. Ascoltiamo Meloni. Comandante Meloni, allora diciamo che è stata una domenica particolare, le previsioni lo dicevano, ma era così prevista, così forte questa ondata di maltempo? Sì, le previsioni erano già queste, ora stiamo facendo, cercando insomma di gestire la situazione. Qua il porto di Casamicciola è stato interdetto, e questo sicuramente per le prossime 36 ore, quindi abbiamo previsto l'interdizione fino a domani, anche perché sembra che le biglietterie siano completamente allagate, anche i nostri uffici, e come potete notare insomma tutta la banchina è completamente allagata, quindi per ragioni di sicurezza abbiamo previsto l'interdizione del porto. Problemi ci sono anche su Forio e l'Acquameno. Quindi stiamo cercando un attimo di gestire la situazione. A Ischia invece come va la situazione? A Ischia è un pochino più protetto, però abbiamo chiaramente tutti i mezzi fermi, acqua alta come avete visto a riva destra, e poi tutto il litorale comunque è fortemente colpito, quindi dobbiamo sperare insomma che ci sia il tempo, insomma il vento si attenui quanto prima. Ed è ancora grave la situazione ad Ischia Ponte, dove l'acqua alta stenta a defluire dal piazzale aragonese, e questa mattina, come vedete dalle immagini, ancora interessava anche la prima parte di via Luigi Mazzella. Impraticabili alcune attività commerciali come il bar e ristorante Cocò, come anche quelle che insistono su via Giovanni da Procida. Spazzato via l'albero di Natale allestito dal comune, così come anche parte degli addobbi presenti sul piazzale. Ancora danni sul pontile aragonese, dove si è creata un'altra importante falla.
E un altro esempio della furia del mare lo si può avere dalle immagini girate questa mattina a Vico Marina, la stradina accanto alla farmacia di Ischia Ponte. I marosi hanno divelto gran parte delle grandi pietre di basalto che formano, anzi formavano, la sede stradale, che giacciono ormai raccolte e transennate a testimoniare la pericolosità dell'ondata di maltempo del fine settimana. E per i danni provocati dalla tempesta di sabato e domenica scorsi, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, sottolineando l'eccezionalità dell'evento, chiede l'intervento in aiuto di città metropolitana, regione e governo. La domenica trascorsa è stata davvero difficile, dice Ferrandino. Tutta la costa, ponte e riva destra inclusi, sono stati flagellati dalla furia del mare sospinto da forti raffiche di vento di ponente. L'eccezionalità del fenomeno ha colpito anche via De Rivaz e via Francesco Buonocore. Tra 3 persone sono state sfollate e hanno trovato ricovero presso l'albergo Villa Maria. È la seconda violenta mareggiata in 2 mesi. Chiediamo con forza che ci venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. E per la consueta conta dei danni alla zona del Lido d'Ischia e della spiaggia di San Pietro, Peppe Lafranca, della FIBA Confesercenti, ci ha dichiarato: ci sono state ben 3 mareggiate diverse in pochi giorni, il mare arrivava sin sopra la strada, la zona di San Pietro si è rivelata la più esposta. Anche nella zona del Lido ci sono stati danni importanti, con l'acqua che è arrivata a lambire i locali di bar e ristoranti. Ora basta, se non si realizzano le scogliere avremo sempre più danni. Ascoltiamo. Il lunedì mattina, dopo la tempesta di domenica, anche qui al Lido di Ischia, Peppe Lafranca, allora che domenica è stata? Allora, prima cosa posso dire, dopo la tempesta di Santa Lucia è arrivata la tempesta di Natale. È stata una situazione, perché poi domenica veniva da un'altra giornata prima, cioè 2 giornate prima, sono altre 2 giornate, prima di Scirocco a mezzogiorno e poi di Ribeggio, quindi altre 2 mareggiate. Parlare proprio, quello che ha fatto, ma non vedi niente adesso, il mare arriva fino sopra la strada. Quali danni ci sono stati alle strutture? Allora, io sto facendo un resoconto con tutti i miei colleghi, sto andando di persona, la maggior parte di Ischia, parliamo di Ischia, la zona di San Pietro è stata la più esposta, quindi la zona dal Bagno Maria al Bagno da Luciano, un pochettino più avanti pure, Bagno in aria, sono stati più danneggiati anche dalle strutture. Io ho perso le cabine, abbiamo avuto danneggiati chi la struttura del bar e altre situazioni. Addirittura c'è una barca che è quasi arrivata sotto le tue cabine? Vicino al Bagno Maria, rischio di scassare pure la pedana del Bagno Maria, del ristorante. E là, senti, e dall'altra parte invece alla Mandra che Lido, gira? Al Lido, al Bagno Medusa, alla Mandra, al Bagno Antonietta, che già era stato danneggiato, quindi sta creando dei problemi. Gli altri, è arrivato l'acqua fino e fuori, le case sono tutte senza protezione. Allora, noi... Ma adesso basta, io ho messo una nota su Facebook e adesso è il tempo di agire. Io ieri ho visto, ieri sera il sindaco che si attivava perché era tutto allagato via Roma e tutto qua e non poteva fare niente tranne i piccoli interventi. Se non si fanno queste benedette scogliere e si potenziano le scogliere esistenti, nessuno fa niente e avremo anche più danni ancora più assai. Boh, si è scoperto che anche il ponente ci danneggia, è stata una mareggiata fortissima, ma la zona di San Pietro l'ha presa in più perché era già presa la sabbia, era senza spiaggia, ma sta portando un pochettino. Ma tu, se vedi, io in tanti anni che sto qui, sono nato qui sulla spiaggia, non ho mai visto 3 mareggiate uno dietro l'altra, una più forte dell'altra. Dovevi vedere stanotte con la pioggia, era fortissima, e mo stiamo ancora adesso, ho detto che calma stasera, è ancora più forte. Allora, noi, ritornando alle cose, sono venuti quelli della città metropolitana a fare il sopralluogo, ma adesso basta, la regione si deve svegliare. So che hanno altri problemi, il sindaco si sta attivando, ma il sindaco si deve essere capo insieme a noi e deve portare, devono fare le protezioni, senza protezioni e poi il rifacimento. E poi vedere un pochettino sti danni come si fa, non è possibile che siamo anche a Natale e siamo prima della stagione e non sappiamo la stagione turistica come sarà organizzata la prossima stagione balneare. Dopo quanto accaduto già nello scorso febbraio, all'Acquameno si torna a parlare dei danni del maltempo. La piazzetta davanti alla caffetteria del corso, infatti, riporta tangibili segni della mareggiata. Le immagini girate questa mattina mostrano chiaramente come sia totalmente dissestata la parte più vicina al mare, con intere porzioni di piazza che sono state spezzate dalla furia delle onde. Tutta la zona, come prevedibile, è stata immediatamente interdetta per ragioni di sicurezza.
E il maltempo non ha ovviamente risparmiato il comune di Forio, con il sindaco Francesco Del Deo che afferma si è trattato di una mareggiata incredibile, simile a quella del 99, anche se di potenza lievemente inferiore. Abbiamo avuto danni gravi a Citara, dove tante attività sono state distrutte. Il nostro porto ha retto bene. Sentiamo. Lunedì mattina, dopo la mareggiata, ma il maltempo è ancora bello e evidente. Siamo qui sul porto di Forio col sindaco Del Deo. Allora, una domenica incredibile, ma la costa foriana come ha retto a questa imponente mareggiata e a questo vento ancora che sferza stamattina? Sembra quasi una data di un ventennio, perché oggi mancano esattamente 6 giorni a 20 anni dalla mareggiata del 28 dicembre del 99. Fortunatamente è stata di una forza inferiore a quella del 99, perché se fosse stata di quella stessa forza, credo che veramente questa volta le coste dell'isola, delle strutture non avrebbero retto. Noi a Forio abbiamo avuto molti danni a Citara, perché ha distrutto parecchi stabilimenti balneari con ristoranti, solo che anche a Casamicciola è avvenuta la stessa cosa. Il porto a noi fortunatamente ha retto bene, perché noi come Isola d'Ischia siamo la parte più esposta, trovandoci sul terzo e quarto quadrante, siamo la parte più esposta a questo tipo di mareggiate, che sono mareggiate di ponente, ma in particolar modo il ponente a maestro, perché quando è ponente non abbiamo grossi danni, se è maestrale non abbiamo grossi danni, ma è la stessa, diciamo, mareggiata dell'altra volta con lo stesso vento, cioè il ponente a maestro. Quindi i danni li abbiamo subiti anche allo Scentone, perché è crollato qualche muretto, ma la nostra preoccupazione più grande è per il lungomare di Citara, perché per il lungomare di Citara, se non si interviene con, diciamo, soldi pubblici per difendere tutta la costa, c'è il rischio del crollo della strada, con un'erosione che negli ultimi anni è diventata dunque fortissima. Noi chiederemo uno stato di calamità, non sappiamo però fino a che punto il governo ci sarà vicino per questo evento che c'è stato. Biglietterie dei traghetti e degli aliscafi scoperchiate dal vento a Marina Grande è uno dei danni registrati a Capri a causa della bufera di vento di ieri mattina. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere vari alberi di alto fusto abbattuti dal vento. Unica partenza dal porto di Capri poco prima delle 8 è stata quella del traghetto della Caremar, che a causa delle onde che durante la notte hanno raggiunto l'altezza di quasi 6 metri non poteva più restare ormeggiato alla banchina di Marina Grande per motivi di sicurezza, come ha comunicato la stessa compagnia di navigazione. A bordo solo una ventina di persone che erano rimaste bloccate ieri sull'isola di Capri. E sul maltempo di questi giorni, che ha reso impossibili i collegamenti con le isole, è intervenuto anche Vito Iacono, ex consigliere comunale di Forio e cittadino attento alle problematiche dell'isola d'Ischia. La politica in questi anni avrebbe potuto e dovuto trovare soluzioni a questi problemi. Questo è l'intervento di Vito Iacono. Sì, è vero, il vento è forte ed il mare è molto agitato, ma forse nel tempo si sarebbe potuto fare meglio e di più per farci sentire meno isolati. Infrastrutture, porti più accessibili e sicuri e navigli, almeno per la parte ex pubblica, moderni e adeguati ad affrontare particolari avversità. Non mi sembra che lo Stato abbia investito più di tanto in questa direzione, finanziando un progetto ed un programma che rendessero le nostre isole meno lontane e più sicure. Resta poi la circostanza dell'isolamento, che vivono migliaia di passeggeri abbandonati a se stessi sui porti senza nessuna assistenza se non quella informativa fornita dalle compagnie di navigazione. E questo vale anche per i tanti sportivi costretti a trasferti ai limiti del possibile, senza che le federazioni sportive si facciano carico delle circostanze specifiche in ordine di disagio e di costi, non solo economici. E la tempesta dei giorni scorsi ha consigliato a tanti, tantissimi, di restare ben chiusi al caldo della propria abitazione, ma tra i tanti non c'è il nostro maratoneta, abitué delle strade di Ischia, ormai volto familiare per tutti noi. Come vediamo dalla foto che dovrebbe esserci il maratoneta, sabato e domenica si è vestito per la sua quotidiana passeggiata veloce sull'anello stradale che collega tutti i comuni dell'isola. Anzi, come al solito, nonostante vento fortissimo, pioggia e freddo, si è svestito e si è messo in marcia. Non c'è tempo che tenga, ogni occasione è buona per il nostro atleta, sempre pronto ad affrontare la maratona. E vento forte, mare quasi di burrasca, queste le condizioni meteomarine sull'isola d'Ischia nella giornata di oggi, ma mentre per i più questo è tempo per restare chiusi in casa, per altri, pochi altri ma sempre in crescita,
Questa è l'occasione per andare al mare, fare sport, cavalcando le onde e lasciarsi alzare dal vento, quasi volare. Nonostante siamo a dicembre inoltrato, quasi a Natale, stiamo parlando degli appassionati di kitesurfing e la spiaggia della Chiaia a Forio è oggi uno dei teatri più frequentati con il vento forte e il mare agitato. Non tantissimi i coraggiosi che si sono cimentati con questa disciplina, ma tantissimi gli spettatori che sono rimasti colpiti prima dagli enormi aquiloni volanti, poi dalle prodezze dei kitesurfer. La Giunta regionale, nella seduta straordinaria di oggi, ha deliberato la richiesta di estensione dello stato di emergenza già avanzata all'inizio del mese per altri eventi meteo avversi anche alla situazione attuale relativa alle conseguenze delle straordinarie condizioni di maltempo negli ultimi 3 giorni. La Giunta regionale ha deciso di prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di euro destinati agli interventi d'urgenza per tutti i territori interessati della Campania. La richiesta sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva delibera da parte del Governo. Si tratta, ha detto il Presidente Vincenzo De Luca, di un atto doveroso e destinato innanzitutto alle realtà più colpite, dove sono state sgomberate decine di famiglie, dove occorrono interventi strutturali di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, ma anche al sostegno delle attività economiche, soprattutto agricoltura, commercio e turismo, che hanno subito un duro colpo. E l'isola di Ischia, il giorno dopo la violenta mareggiata che ha flagellato più punti della costa, questa sera in uno speciale prenatalizio dell'Isola 7 interverranno in studio l'assessore ischitano Paolo Ferrandino e l'ex sindaco di Casamicciola Arnaldo Ferrandino. Saranno inoltre mostrate le immagini della furia del mare, così come si è abbattuta sul litorale di Forio, Lacquameno, Casamicciola ed Ischia. Appuntamento alle ore 21.05, subito dopo il TG sul canale 89 del Digitale Terrestre e in streaming su www.teleischia.com. E voltiamo pagina. Questa mattina nella stazione centrale di Napoli c'è stata la commemorazione delle vittime della strage del treno rapido 904, nella quale morirono anche l'ischitana Federica Taglialatela e suo padre Gioacchino. Il sindaco di Napoli, De Magistris, ha intitolato una parte di Piazza Garibaldi alle vittime. Ricordare la strage è un impegno civile, ha detto, ma deve continuare la ricerca più profonda della verità. Speriamo di riuscire prima o poi a portare a Napoli anche i cittadini dell'isola, ha commentato Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Il servizio. Federica Taglialatela, 12 anni. Abramo Vastarella, 29 anni, Gioacchino Taglialatela, 50 anni.35 anni dopo, quanto è importante ancora ricordare quella strage che richiede ancora giustizia? È fondamentale, non è importante. Ricordare la strage significa far rivivere quelle vittime, significa che la loro morte non è stata vana, significa dare un segnale alle generazioni future. Ricordare la strage per noi è tutto questo. Quest'anno un po' di più perché è il 35esimo, quindi gli anni si fanno sentire, e per noi è stato importantissimo l'intitolazione che c'è stata di una parte di Piazza Garibaldi. 35 anni fa, centinaia di feriti, 16 vittime, tra le quali anche Federica Taglialatela di Ischia. Sì, Federica è il papà Gioacchino, io ho vissuto per anni ad Ischia, quindi ci sono particolarmente legata, conosco personalmente sia Rosaria che Gianluca, ed è una storia che l'isola sente ancora viva sulla propria pelle. Spero sempre di avere tutti i cittadini di Ischia qui il giorno della commemorazione, forse un giorno ci riusciamo. Abbiamo voluto dare questo messaggio forte nella piazza appena riqualificata e consegnata in uno splendore mai visto alla città, un giardino di quella piazza intitolato alle vittime della strage del 904 del 1984. Segnale forte, quindi non solo la ricorrenza che facciamo ogni anno, ma anche questo segnale di memoria e di rinnovato impegno civile e anche di non mollare nella ricerca più profonda della verità. Via libera del sindaco metropolitano Luigi De Magistris ai progetti esecutivi relativi a interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento, riqualificazione funzionale e miglioramento energetico di 6 istituti di Napoli e dell'area metropolitana, tra cui figura come beneficiario dei finanziamenti anche il liceo Ischia.
1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impiantistico del liceo Ischia. Iniziati i lavori al plesso scolastico di Fiaiano. Sono cominciati in questi giorni gli interventi tesi a migliorare e rendere più fruibile il plesso scolastico di Fiaiano. In programma c'è innanzitutto la realizzazione di un campetto polivalente annesso alla struttura. Inoltre è prevista la riqualificazione dell'ingresso principale attraverso la creazione di un'area coperta dove i giovani scolari potranno attendere in sicurezza e al riparo dalle intemperie l'inizio delle lezioni. Sui tagli al personale delle compagnie di navigazione interviene il Comune di Procida con un esposto teso a non permettere che i collegamenti marittimi diventino meno sicuri. L'intervento è rivolto all'autorità marittima. Ecco l'esposto del Comune di Procida. L'autorità marittima ha autorizzato la società Medmar a eliminare anche la figura dell'elettricista solo però per la navigazione nel Golfo di Napoli, sostituendolo con un giovanotto di macchine che ovviamente non ha le stesse competenze. Una decisione illogica e pericolosa, sostengono gli assessori procidani Carannante e Mameli. Il Golfo di Napoli è il più affollato d'Italia, con decine di viaggi ogni giorno, per cui la sicurezza deve essere ancora più rigorosa. La figura dell'elettricista è sempre più strategica per le sue competenze elettroniche. Questi tagli al personale stanno man mano riducendo la sicurezza della navigazione. E martedì 24 e mercoledì 25 per le festività natalizie l'orario del servizio di trasporto pubblico subirà delle variazioni. L'EAV, il servizio di trasporto pubblico sull'isola d'Ischia, informa che martedì 24 dicembre le linee bus seguiranno normalmente i loro percorsi sino alle ore 18, quando le linee CS e CD effettueranno le loro ultime corse. Mercoledì 25 dicembre i pullman partiranno dal capolinea alle ore 7, le ultime corse delle circolari destra e sinistra saranno alle 13 con partenza sempre dal capolinea. Giovedì 26 dicembre dalle ore 7 i pullman riprenderanno i loro percorsi seguendo l'orario invernale. E la lunga giornata della vigilia prosegue con le specialità gastronomiche della tradizione natalizia. Da mezzogiorno spazio a baccalà fritto e pizza di scarola in ben due punti del territorio. Baccalando a cura della Proloco Panza nello spazio antistante il Palla Noelle, preceduto dal concerto della Christmas Band. E scarola torciuta con baccalà fritto a Monterone, organizzato dal gruppo di animazione parrocchiale San Michele Arcangelo. Mentre per quello che riguarda il comune di Ischia, il brunch di Natale dalle ore 12 ci sarà a cura delle attività della Riva Destra, Corso Vittorio Colonna e Borgo Ischia Ponte. A Casamicciola la vigilia in piazza Marina dalle ore 11, mentre a Barano dalle ore 12 in piazza San Rocco. E in occasione delle festività natalizie si rinnova anche quest'anno Una Rotta per il Sorriso, l'iniziativa di solidarietà e collaborazione tra la Guardia Costiera e l'ospedale pediatrico Santo Bono. Difatti nella giornata odierna una rappresentanza degli uffici circondariali marittimi di Capri, Ischia, Procida e Pozzuoli hanno fatto visita alla struttura ospedaliera incontrando i piccoli pazienti ai quali sono stati portati in dono alcuni regali e tanti sorrisi. Attraverso un comunicato stampa, il Comitato regionale della FIGC ha ufficializzato le date dei recuperi delle partite di eccellenza rinviate nell'ultimo fine settimana a causa delle avverse condizioni meteo. Gli incontri avranno luogo tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, anche se il Comitato stesso ha fatto inoltre sapere che, di comune accordo tra le due società, le gare possono essere disputate anche lunedì 30, martedì 31 dicembre e giovedì 2 gennaio. L'incontro del Real Forio in casa del Marcianise, secondo programma, si giocherà sabato pomeriggio alle 14.30. E parliamo ancora di mercato, ancora un calciatore in uscita per il Barano Calcio, formazione al momento al terzultimo posto nel campionato di eccellenza con 13 punti ad un punto dalla Marignanese, ma in piena corsa salvezza. Francesco Enrichiello nella foto, classe 99, saluta e si accasa a L'Acquameno nella formazione di promozione. Si allunga dunque la lista dei calciatori che hanno abbandonato il Barano dall'inizio della stagione: Mangiapia, Vincenzi, Piccirillo, Marotta e per ultimo Enrichiello. Al momento la società bianconera, dopo gli arrivi di Terracciano e Conte, informa che ci sono alcune trattative ben avviate per rinfoltire la rosa, ma soprattutto rendere più competitiva la prima squadra. Si punta ad un esterno basso, ma non solo. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.
Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Bene, questo era l'ultimo servizio. Vi lascio in compagnia di Amedeo Romano e dei suoi ospiti per lo speciale Maltempo dell'Isola 7. Grazie per l'attenzione, buona serata.